Iniziamo con la seconda puntata di questa mattina, seconda conferenza stampa, altra conferenza importante per presentare una manifestazione che rappresenta un po' la tradizione viterbese, la festa dell'uva e il 36esimo palio delle botti. Vado subito a presentare i relatori seduti al tavolo, dopo ritroviamo il sindaco Orlando Michelini, l'assessore all'agricoltura Antonio De Migliani, il consigliere comunale Marco Ciorba, il presidente del comitato di segnamenti di Mascherano Carmine Salamaro, Paolo Barraglia, il presidente del servizio Tacchini Massimo Michelini, e poi ancora saluto Alessandro Gatto in rappresentanza del piano Mascherano Calcio e Antonio Pascucci, presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Buongiorno a tutti. E lascio la parola all'assessore alla cultura Antonio De Migliani per aprire questa conferenza stampa. Valore sociale perché questa manifestazione è fatta tutto volontaria.
volontari sono le persone che ogni giorno organizzano queste manifestazioni, che tornano, che poi si farà a settembre, quindi le persone del comitato. I volontari sono i cuochi che daranno via la cena con gli amici del circolo Giulio Sant'Agini. E soprattutto una cosa che poi viene molte volte poco sottolineata è che tutto il ricavato viene poi erogato e dato alle associazioni di volontariato. In particolar modo, credo che l'anno scorso poi il Gran Presidente, il ricavato è stato dato alla Caritas, alle case famiglie. Quindi questa è una manifestazione che unisce, in un certo senso, di appartenenza alla comunità, e nello stesso tempo c'è un valore di solidarietà, di sussidiarietà, che aiuta le persone dello stesso quartiere. Questo era il piccolo intervento e quello che volevo sottolineare della manifestazione. Grazie. Buongiorno a tutti, io purtroppo sono un pochino più lungo perché mi presento proprio la festa. Mi ricollego all'amico Marco, volontari. Io vorrei inserire un piccolo aggettivo vicino ai volontari, tignosi. Perché grazie veramente alla testardaggine di questi miei ragazzi che riusciamo a fare ogni anno questa festa. Per noi è importante perché? Perché a noi piace le tradizioni, quindi le feste a Viterbo ci piacciono tradizionali. E a Pianoscarano questa festa la sentono molto. Quest'anno abbiamo, come ogni anno, cercato di apportare delle modifiche. Io ringrazio in primis l'amministrazione comunale e poi provincia, regione. E un amico particolare, lo voglio ringraziare perché ogni tanto lo scoccio, no? Il telefono tarda serata al massimo. Però mi fa piacere perché se è stato ormai d'accordo va, diciamo, va da solo. Lo ringrazio pubblicamente perché veramente ci dà sempre quella piccola spinta affinché poi le cose si risolvano. E noi in questa festa, come sapete benissimo, cerchiamo per aiutare, dovete aiutarci perché noi poi aiutiamo. Infatti l'ultima manifestazione che abbiamo fatto siamo intervenuti in modo particolare ad aiutare la Caritas del nostro quartiere, l'associazione Convedenti, l'associazione Bambini Cardiopatici, le suore di Santa Rosa. Noi siamo un piccolo comitato, però cerchiamo di aiutare. Ecco perché poi il nostro slogan particolare è aiutaci a aiutare. Ora mi soffermerò, diciamo, su qualche punto della manifestazione. Inizierà giovedì 18 settembre e ci sarà un torneo di burraco e a seguire una manifestazione che si chiama Al secondo anno, che la facciamo per lo Scarano a quattro zampe. Abbiamo fatto una piccola modifica che lo comunico, che è nuovo, dove si svolgerà presso l'oratorio di Don Alfredo per lo Scarano. Quest'anno per la prima volta abbiamo anche ideato la pesca di beneficenza, per noi un altro momento importante perché sicuramente ci porterà ancora disponibilità per aiutare maggiori associazioni bisognose della nostra città. Ci hanno dato la mano tutti e tutti ringrazio, anche i nostri amici famosi di Pianoscarano, perché ci hanno aiutato l'amico Leonardo Bonucci, che ci ha mandato due piccole omaggi che sono le paglie, e poi ci mando i saluti anche un altro amico carissimo che è Fabio Fini, chef, che si trova fuori Italia. Lui non ci ha potuto mandare nulla, ci ha mandato qualche ricetta che però invece noi volevamo le cose pratiche, no? Non ce le può mandare. E alla sera ci sarà il veduto della Ali, anche loro ormai partner per quanto riguarda la nostra festa.
E questa festa, ripeto, può essere anche fatta perché con l'aiuto di tutti gli sponsor, perché senza di loro per noi sarebbe molto, molto, molto difficile, vista anche la situazione nazionale, vista anche la situazione dei contributi, eccetera, eccetera, questi sponsor ci hanno veramente una grossa mano e li ringrazio tutti. Poi andiamo alla sera, alle 20:30 ci sarà la prima cena, logicamente la prima cena che saranno cene di giovedì, venerdì e sabato, sono tutte con menù a tema, con tutti i piatti tipici della nostra città. Pensate che le nostre signore che stanno cucinando prepareranno dei piatti che per la tradizione verdese non è che sono più facile, non è che tutti i giorni si mangiano, prepareranno addirittura l'acqua rotta con macca, quindi una cosa un po' particolare. E quindi ogni sera ci sarà dei piatti tipici della nostra tradizione. Questo perché? Perché a noi piace veramente la tradizione continua. Ci saranno ospiti, già hanno dato la loro adesione alla cena, il sodalizio del Vecchione di Santa Rosa, nostri ormai partner, veramente per noi sono come facente parte del comitato di stagione. E lì ci sarà una sorpresa, Massimo. Ci sarà una sorpresa. E abbiamo ritrovato, caro sindaco, una cosa che forse nessuno sa, però siamo riusciti a ritrovare un video della macchina di Santa Rosa che passa fino a Scalata. E lo faremo vedere. È una mini macchina che è stata fatta tanto tanto tempo fa, fino a Scalata, la faremo vedere. Quindi è una cosa, questo contributo a Massimo e il suo servizio, anche perché quest'anno con il riconoscimento UNESCO a noi faceva piacere trovare un motivo per Santa Rosa. E, ci sarà anche la presenza della CNA Pensionati, ci sarà anche altre associazioni, la squadra di basket nostra della Icola, Stella Azzurra, e, quindi molte associazioni hanno dato già la loro adesione e di questo ne siamo veramente veramente contenti. Non sono menù fissi, quindi chi viene prende, noi abbiamo pensato di fare tanti piatti, uno prende quello che vuole e paga quello che vuole, non ci sono prenotazioni, niente, la piazza è tutta a nostra disposizione, quindi non ci sono problemi. Venerdì continuiamo, ecco, questa festa di beneficenza, poi ci sarà una presentazione della nostra squadra di quartiere, che siamo onorati di averla, perché per noi è un fiore all'occhiello avere come partner uno strano braccio. Ci saranno anche quindi gli intrattenimenti musicali e la seconda cena, che è sempre una specialità di beneficenza. Poi sabato inizieremo con il mercatino dell'antiquariato lungo le vie della città, di Piano Scalata, e mi ha fatto veramente piacere che gli anziani del quartiere mi dicono sempre, mi danno una spinta in più, perché loro vi ricordano quando erano ragazzi, che c'era questo mercatino delle cose antiche, delle cianfusaglie, quindi e fa veramente piacere per me che sono giovane rispetto a loro. Alle 15 c'è il primo evento importante per noi, invito gli amministratori a venire presenti, perché è il settimo ballo dei bambini. Per noi è importantissimo, è una manifestazione che ci teniamo molto, quindi l'appuntamento alle 14:30 a Piazza Scodolatori, che vuole portare i bambini, partono dall'età di 4 anni fino all'età di 13 anni. E credetemi, i bambini si impegnano moltissimo a spingere quella porticella, che per loro è fatica, però li vedi contenti alla fine, per noi è orgoglio del parco del nostro quartiere. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare percorso perché, poi ve lo dirò appena finito, perché abbiamo un evento alla termine del parco dei bambini, a breve vi dirò, è la prima un'altra sorpresa che abbiamo messo nuovo nel programma della festa di Roma. Il percorso
percorso sarà da Via dei Vecchi, quindi dal Lavatoro alla Fontana. Quindi per i bambini il percorso è spingere la botte dal Lavatore alla Fontana. Al termine di questa manifestazione, quest'anno abbiamo chiesto una mano all'associazione Vigili del Fuoco in Congedo, perché hanno dato immediatamente la loro adesione. Al termine, quindi, per il paio dei bambini ci saranno la possibilità di essere Vigili del Fuoco per un giorno. Poi il Presidente, qui al mio fianco, spiegherà una delle modalità. Sempre ci saranno la terza cena con specialità tipiche di Erbesi e poi sempre esibizioni canore e esibizioni di danze varie. Domenica è il clou della manifestazione. Alla mattina c'è un evento importante, non lo trovate perché ve lo dico io adesso, perché me l'hanno appena confermato prima di salire le scale. E alle ore 9.30 presso la chiesa di Sant'Andrea, con la presenza di nostro vescovo di Viterbo, c'è la messa con la benedizione delle porti. Questa è una novità che abbiamo introdotto quest'anno, il vescovo si è reso disponibile, quindi tutti ci vediamo alla messa a Pianoscarano alle 9.30. Abbiamo anche con il club delle 500, nostro partner ormai storico della manifestazione, fatto questa solita gincana che faremo in via Largo Bastianini di fronte al campo del Pianoscarano. Poi alle 11 c'è il quinto memoria del papà di Massimo, personaggio importantissimo per il Pianoscarano Calcio. È giusto che noi dedichiamo a lui, che è Giorgio Megalini, il torneo dei bambini ragazzi. Continueremo con la pesca di beneficenza nel pomeriggio, tutti li aspettano, tutti i tempo lo aspetta, le famose pizze fritte del lavatoio, quindi le donne che hanno le pizze all'interno del lavatoio per poi vendere alla popolazione. E poi ci saranno gli sbandieratori del centro storico, sempre anche loro ormai al nostro fianco per tutti questi anni, e che anticiperanno il 36esimo palio della botte. E il terzo palio, abbiamo pensato, sono 3 anni che lo facciamo e sono 2 memoria per 2 persone che mi stanno sempre vicino, perché poi delle volte uno ci pensa, quindi sono importanti anche per me durante lo svolgimento, l'organizzazione della festa, perché ci stanno un po', quest'anno per momenti per un po' di difficoltà, però alla fine abbiamo avuto risolto, anche grazie per volte a questi pensieri di questi miei amici che sono Riviero e Alberto, che erano due persone importanti del nostro quartiere. E poi niente, al 18 tutti ti aspettano, Massimo, la Fontana e Buttermino. Tutti saranno lì pronti nella Fontana e poi un altro appuntamento che tutti vogliono, tuttavia, la grande voce. Quindi chi vuole, aperta tutto il tempo, quindi chi vuole può portare un dolce al circolo dei Baggini alla mattina e poi al pomeriggio vengono esaminati e dati al popolo. Quest'anno posso dare un annuncio, Massimo. Abbiamo deciso, visto sempre che è che è questo, diciamo, il riconoscimento questo, cioè sembrato giusto dare a Massimo l'onore e l'onere di leggere l'editto del palio. Quindi lui sarà la persona che leggerà l'editto del palio della botte e darà il via al palio. Un onore, l'anno scorso abbiamo dato l'onore al sindaco Michelini, quest'anno daremo l'onore al presidente del sodalizio. Quindi io chiedo veramente a voi di aiutarmi soprattutto a far venire persone, perché per noi è importante, più persone vengono e più riusciamo a poi ad aiutare. Veramente ringrazio tutti, se ho dimenticato qualcuno scuso, ma poi le cose sono tantissime e quindi veramente grazie a tutti, anche agli amici di Caffeina che sono sempre presenti. E quindi veramente grazie.
e passo la parola a Cristina. Grazie Paolo, abbiamo visto nel programma presente più volte il piano scarabraccio, quindi ce la dai subito la parola ad Alessandro Gatto. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, se preferite. È un gran onore essere qui come segretario del piano Scaramocalcio, insomma rappresentare la società sportiva e in particolare Massimo Baggiani, che vi porta i saluti ma un contrattempo. Massimo, che per questo tipo di iniziative si è sempre prodigato e continuerà a prodigarsi. Oltre ad essere il nostro direttore tecnico e punto di riferimento, è il punto di raccordo con il Comitato Festeggiamenti, che appunto noi vogliamo l'occasione per ringraziare il Comitato Festeggiamenti. Oltre a rinnovare questa piacevole partecipazione all'evento, si è sempre dimostrato un valido aiuto nelle altre manifestazioni che facciamo durante l'anno, anche con piccole cose e con grandi aiuti, insomma, quindi ci tenevamo veramente a ringraziarlo. Come ha già spiegato Paolo, che tra l'altro ha usato un termine che sarà la nostra parola chiave di questa stagione, cioè la tigna, siamo presenti in due appuntamenti che vi vado ad illustrare brevemente in ordine cronologico. Il 19 partecipiamo alla festa con la nostra consueta presentazione delle squadre. È veramente un evento a cui teniamo ogni anno, perché ci dà la possibilità di presentare tutti i ragazzi che appartengono alla nostra società sportiva. L'anno scorso abbiamo raggiunto il numero di circa 300 tesserati di tutte le età. Quest'anno, e vi posso dare finalmente la notizia, perché proprio stamattina abbiamo ufficializzato l'iscrizione del calcio a 5 maschile e del calcio a 5 femminile. Quindi superiamo ulteriormente anche i 300 tesserati. Paolo ha detto che siamo un vanto per il quartiere, quindi ringrazio nuovamente per queste splendide parole. Appuntamento alle ore 18, perché cominciamo a presentare i più piccoli, fino ad arrivare alla prima squadra. Oltre alla unità del calcio 5, quest'anno ne abbiamo un'altra, perché finalmente anche il piano Scarano Calcio ha un inno, che siamo riusciti a realizzare in tempo per questa iniziativa, e lo presenteremo appunto durante la cena. La cena, insomma, è la presentazione delle squadre, che sarà intervallata da altri eventi. Vi invitiamo tutti a partecipare, voi, e insomma facendo poi da, diciamo, come punto di riferimento per estendere l'invito a chiunque voglia partecipare. La segreteria, da me rappresentata e guidata, è a disposizione per altre informazioni per la serata, quindi tutti i pomeriggi ci potete venire a trovare allo stadio per avere informazioni. Comunque mancano pochi giorni, ma ci siamo. Altro punto in cui interverremo come società sportiva, che poi è quello, insomma, che ci piace di più, è il calcio giocato, perché domenica, in occasione del quinto Memorial Giorgio Megalini, quattro società sportive di Viterbo, che non Scarano ovviamente compreso, parteciperanno al torneo dei Puccini. A livello tecnico, diciamo che i Puccini saranno squadre miste. I Puccini riguardano gli anni 2004, 2005 e 2006. Le società che interverranno sono Parco Moriattina, Oratorio Grandori e ASD Viterbo Scuola Calcio, praticamente è il quartiere Santa Barbara. Quindi buona parte della nostra città è rappresentata in questo torneo, che si svolge la mattina e poi il pomeriggio con le finali. Anche qui, visto che è domenica, vi siete tutti invitati ad intervenire, ingresso chiaramente libero allo stadio, tutto a disposizione per vedere i ragazzi, per passare insieme una piacevole giornata, speriamo insomma che il tempo, come ha fatto fino adesso, insomma la domenica, ci assista. Livello, diciamo, di informazioni è tutto, però ecco, ribadisco, ci tengo a ringraziare il Comitato Festeggiamenti per questa possibilità e per questa valida collaborazione che si manifesta anche nel corso delle stagioni ormai da tanti anni. Quindi grazie ancora, grazie a tutti. Grazie Alessandro Gatto. Di vedere dal programma sabato 20 settembre alle 16.30 l'iniziativa con Pieropoli, e quindi lascio parlare il presidente dell'associazione Vigili in Conterro, Antonio Spacci. Buongiorno a tutti, quindi noi quando siamo contattati siamo felici perché la nostra attività si svolge con i bambini
nazionale chiamato Pompieropoli, ma noi la chiamiamo anche Pompiere per un giorno. Con delle strutture piccole, ridotte adatte ai bambini di questa età, ma che sono le stesse strutture che usano per meglio in servizio, e mi riferisco alla trave di equilibrio, la salita della scala, la discesa del famoso palo, per cui i ragazzini si divertono tantissimo, il passaggio attraverso il tunnel, tutto studiato e adatto a loro. E la cosa poi che più fa divertire il bambino è il momento in cui stiamo la vigile del fuoco, vestito, con il momento e con il momento poi al ragazzino diamo al massimo della soddisfazione. Questo è anche una grande soddisfazione per noi, perché soprattutto, ripeto, questa attività che una volta ai bambini piccoli è una promessa per i futuri del fuoco, che magari ne verranno fuori. Quindi per lieti di essere presenti alla manifestazione, ci vediamo con più bambini possibili a piano strano sabato. Grazie. Quindi già torno in casa, sicuramente. Sindaco Michelini, prego. Sì, io concludo dicendo che è sempre solo storia, cioè lo Scalano è un quartiere che ha una sua vitalità, una sua presenza proprio nella vita sociale del quartiere, quindi c'è bene anche ciò, perché molto spesso si riesce a legare anche l'aspetto sportivo e anche così di divertimento anche l'aspetto sociale. Questo ovviamente è un numero a vantaggio di questo quartiere. L'abbiamo detto altre volte, lo Scalano è un quartiere vivo, l'unico quartiere della città che non subisca problemi di casse vuote, nel senso ne ha di meno, gli altri quartieri ne hanno di più. Ed è un quartiere che insomma fa piacere viverlo, abitarci, ovviamente da vivere anche perché ci sono attività artigianali che ancora persistono nel quartiere, che rappresentano anche il cuore chiaro della città. È una sua caratteristica e ovviamente questo merito va sicuramente a coloro che lo abbiano e che riescono a dare questo impulso, sia per lo sportivo, abbiamo festeggiato, mi sembra, 65 anni della società sportiva di Moscarano qualche mese fa. Abbiamo conosciuto coloro che hanno rappresentato questa società, io non ho conosciuto Megalini, mi dispiace, ma insomma ho conosciuto Ciorro, ho conosciuto Bruni, tra l'altro credo che sia stato Ciorro a inventarsi il padre del Ponte, credo, quindi persone che effettivamente hanno rappresentato, tuttora lo rappresentano, un senso di appartenenza alle radici, alla storia del quartiere e direi anche a vivere insieme in un quartiere, saper vivere insieme. Credo che questo sia il significato di questa festa che io ho visto per la prima volta l'anno scorso e devo dire ho visto molte persone presenti che si divertivano e che avevano il piacere di stare insieme e assistere a questo palio che, come sapete, si svolge ormai da diversi anni. Credo che questo anno dovrebbe essere un esempio di come dovrebbero essere le città storiche, medievali, dove deve esistere anche una presenza, tra virgolette, di indigeni nei centri storici, per evitare che assumano un aspetto proprio turistico, o meglio, o solamente turistico. E credo che il piano Scalano sarà riscoperto anche da questo, lo dico sinceramente, perché probabilmente è un po' emarginato rispetto al centro storico cosiddetto comune, no? Certo, poi per essere rivale, San Pellegrino, via San Lorenzo, via del Comune, però secondo me noi dobbiamo anche fare un'opera di promozione di un quartiere che è rimasto autentico, proprio nelle sue specifiche, nelle sue caratteristiche, di quartiere dove ancora c'è il contatto umano, ci sono tanti anche alle finestre, magari non sono nemmeno
basse, sono aiose, e questo rappresenta una sua caratteristica. E io ho detto altre volte, secondo me è un paese nel quartiere. Quindi per me queste manifestazioni, io sono presente, mi fa piacere, questa volta sarà presente il servizio Marchini, che dirà l'italiano volgare, lei è molto volgare, l'editto, e quindi ci deve preparare, perché in effetti sono parole che si legano male tra di loro, ma non si legano in maniera grammaticale come ovvio che sia. E quindi sarò presente, e mi piace anche fare passeggiare questo quartiere, perché effettivamente c'hai un contatto che non hai negli altri quartieri, perché questo mi piace, perché non c'è negli altri quartieri questo contatto, e forse più difficile, è un po' più facile, però piano piano ha mantenuto questa caratteristica. Quindi spero che si possa fare, piano piano, anche iniziative, diciamo, di natura, direi, culturale, turistica, non lo so come spiegarlo. Per esempio, io ho detto l'anno scorso, fu fatto, non so se il consigliere Fortini l'ha seguita, fu fatta la festa del mondo, portando anche gli scolaresi a visitare, mi auguro che sia anche più lontano, tra qui l'edificio del come si chiama? L'edificio, l'ultimo edificio c'è. No, dentro il quartiere, va bene. Lì al Paradosso, lì al Paradosso. Matteucci. Matteucci, grazie Mauro. E portando delle scolaresche, è bello, perché effettivamente è una cosa, insomma, che uno non si aspetta. C'hai il quartiere storico proprio nella valle di Paradosso, c'hai una struttura, insomma, che ha la sua storia, c'hai anche degli attrezzi che riguardano la donazione della canna, che io ho avuto modo di vedere, mi ha fatto vedere il proprietario. Insomma, solo quel mantenimento di radici che secondo me è bene non solo tramandare per iscritto, ma bisogna anche vivere da dove è possibile vivere. Io credo che lo strano sia una memoria da poter vivere. Facciamo tutte queste organizziamo spesso questi eventi, perché secondo me danno un modo veramente di rappresentare quello che era il quartiere, quello che è tuttora il quartiere vivo, vivace, dove si svolgono attività anche economiche e produttive, e questa è una cosa altrettanto importante, che vanno lasciate all'interno del centro storico, anzi bisogna favorire. Il plus sta, mi dispiace che l'assessore per andare via, comunque sta favorendo il reinserimento nel centro storico di attività economiche, non solo produttive ma anche commerciali, proprio per far vivere questi quartieri nel modo migliore e soprattutto nel modo autentico. Noi non abbiamo bisogno di una città che sia solo turistica, che molto spesso le città turistiche perdono la loro personalità, noi vogliamo fare anche il turismo, ovviamente facciamo anche le terme, ma dobbiamo mantenere la nostra identità, che è l'identità storica, dei valori storici, della cultura, che sono la differenza, che rappresentano l'autenticità di un luogo. Se un luogo non è autentico, o peggio, se perde la sua autenticità, perde se stesso, e noi non dobbiamo perderlo, anzi dobbiamo ritrovarlo. Grazie sindaco. L'AVIS, associazione volontari donatore sangue, è piena condivisione non solo del bisogno, che è la peculiarità, lo scopo principale, quello di donare il sangue, un dono gratuito che si deve effettuare non solo nei momenti di massima necessità, ma in continuità per spronare l'idea del servizio volontario, ma è anche condivisione dei momenti di festa. Infatti da più tempo, a cominciare dalle cene in piazza del sodalizio di Pacchina, a seguire quelle del centro storico, ma anche in questa occasione le cene caratteristiche di Piano Scarano trovano l'Avis in piena collaborazione. Da sabato passato, chiunque ha donato e chiunque donerà nei giorni a seguire riceverà un buono omaggio che permetterà di poter andare a gustare le specialità viterbesi. È una forma di collaborazione, ma più che altro di condivisione. Quindi possiamo dire volontario, il volontarismo e la condivisione. Sono due termini che devono entrare ormai, che sono già parte delle caratteristiche di Viterbo. La stampa Massimo Megalini, impegnato su più fronti, sia come presidente del sodalizio, quest'anno ti vedremo appunto leggere l'editto, e poi anche un'iniziativa che sconfina un po' anche nel personale, che è quella del memorial attuale. Dovrebbe essere vestito però.
Sì, se me lo date, che ci ha vestito a posto l'elettore di Enito, faccio volentieri con te. Allora, caro Paolo, la Tigna, ovvero la Renacea, è un enclave del cuore, perché se nel cuore non c'è quella Tigna, il cuore anche perché è grosso, non fa niente. Noi, insomma, tutti, tra chi tu, tutti quelli che ci adoperiamo perché Viterbo sia sempre più bella, più accogliente e più radicata e meno delle sue radici, lo facciamo con grande cuore, ma ci vuole quella Tigna. Senza quella non si fa niente, è come la benzina del motore. Quindi ti ringrazio per avermi dato questo onore quest'anno, in occasione particolare, come avete detto, abbiamo questo riconoscimento UNESCO che è di tutta la città, e come dice quel sindaco è di tutta l'Italia. Quindi figuriamoci, non è quello di Mascarano, che ricordiamoci che c'è una formula, no? Che non scalare, sta vivendo come tra stelle e sta Roma. Quindi è fondamentale. Il quartiere di non scalare, che è particolare, non è come gli altri quartieri. Lì la gente ancora ci vive, ancora si parla, ancora si tengono gli usci aperti, c'è ancora qualcosa che è rimasto da passare. E noi cerchiamo in tutti i modi di farlo rimanere tale, anzi, possibilmente di aumentare questo aspetto bello e radicato nel territorio. Io sono pescarenese di origine, quindi parlo non di parte, poi sono diventato pilastrino, quindi un pochettino, però sempre un bellissimo quartiere. E la cosa che viene dedicata a mio padre è sempre una cosa che mi tocca molto, perché non so se tutti lo sanno, ma Giorgio Megarini, Filippo Megarini e Giulio Rubini sono stati fondatori del Ponscarano d'Arancio. Mio padre è stato il primo capitano di quella squadra, c'è ancora il cartellino numero uno del Ponscarano d'Arancio. Ponscarano d'Arancio, che come diceva Paolo, è un vanto del quartiere, l'unico è un vanto di Viterbo, di tutta Viterbo, perché ha sfornato numerosi calciatori che sono andati a finire in Serie A, uno pure nazionale, Leonardo Bonucci, ricordiamo Valentini, ricordiamo Daniele Goretti, Contucchio, tutti passati dal giovane Pronostarano. Quindi è stata una fucina, è tuttora una fucina di giovani promesse. Quindi io direi un vanto di tutto il territorio, non solo di un quartiere. E noi personale ovviamente, però di ragione. Quindi che dire? Io sono sempre felice di, e questo parlo come presidente del servizio, di dare l'aiuto possibile a Paolo in tutti i modi, sia in termini economici ma anche in termini di consigli, di presenza, perché è necessario che cominciamo a lavorare tutti in rete, alle varie associazioni, questo è fondamentale. La nostra intenzione è quella di fare una rete di tutte le associazioni, a cominciare anche dalle macchine di quartiere e i comitati di quartiere che dovranno aderire, in modo tale di scambiarci le esperienze e di poter essere più forti per poter affrontare insieme tutte le problematiche, tutti gli aspetti importanti che ci possono essere nel corso delle feste. Quindi ancora grazie Paolo per l'onore che fai a me e a tutto il Sorriso Bacchini, che ho l'onore di rappresentare. Tra l'altro in Pontaroli sono tutti Bacchini, quindi la vittoria in casa è sicura. E avremo una certo, noi invitiamo qualcuno che si voglia a partecipare, ecco, poi magari se qualcuno vuole sfidare me, io sono pronto, qualche assessore, qualche consigliere giovane che vuole cimentarsi con le volte, io sono pronto. L'ultima esperienza fatta risale a 2 anni fa con Marco Sanna, insomma. Adesso vediamo gli aspetti. Comunque, messa a parte, sempre previsto come esempio, come momento di copertura. Quindi grazie ancora.